Ben trovati all'appuntamento con Dritto Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono i tre temi che affrontiamo in questo nostro appuntamento partendo dal 2040. Ebbene sì amici, il primo tema è questo, supporto la candidatura della Toscana alle Olimpiadi 2040, è arrivato il sì a questa mozione. E poi l'ente Parco San Rossore Massaciuccoli, il via libera al budget economico 2024-2026 e poi una mostra è stata inaugurata dai binari della morte alle prigioni della mente. E quindi è stata approvata a maggioranza dall'Aula la mozione per sostenere la candidatura della Toscana ai Giochi Olimpici e il Tour Europeo 2040, presentata dal gruppo di Italia Viva. Il primo firmatario è stato Stefano Scaramelli, l'atto ha ottenuto 31 voti favorevoli e un solo voto contrario, quello del Movimento 5 Stelle. La mozione impegna la Giunta a mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e di tutte le province toscane al Tour Europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi, con un programma in grado di valorizzare tutta la Toscana diffusa, di promuovere le eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della regione. Penso che sia qualcosa di unico in cui le forze politiche, come è avvenuto anche in aula largamente, non devono dividersi. Portare un grande evento come questo in Italia, in Toscana, vuol dire far crescere un territorio, non soltanto nella capacità di incentivare le ragazze e i ragazzi allo sport, alla pratica sportiva, ma anche nella capacità di saper creare occasioni di crescita culturale, turistica per un territorio. Guardate quanto è quello che ha significato per tante città, Barcellona, Atene, Parigi, cambia anche l'impostazione delle nostre città. Bello sarebbe se questa Olimpiade potesse essere diffusa su tutto il territorio e potesse prevedere le iniziative, come è avvenuto a Parigi, nei grandi centri, monumenti delle nostre città. Penso alla Torre Piazza dei Miracoli a Pisa, penso a Santa Croce a Firenze, penso in Piazza del Campo a Siena, ma ne posso dire tante e tante altre. Immaginate che spettacolo in tutto il mondo portare il nome della Toscana e farla conoscere ancora di più? La Toscana si candida ad ospitare le Olimpiadi del 2040, il Consiglio regionale con una larga intesa e ringrazio, ha votato a favore alla mia mozione che chiede che la Toscana possa candidarsi ad ospitare le Olimpiadi del 2040. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche e un'ambizione, quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura e a me fa piacere che il sottoscritto abbia portato questa discussione in Consiglio regionale, l'abbiamo portata insieme anche alla volontà del Presidente Gianni, del senatore Renzi e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città per fare della Toscana veramente quella Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Le nostre piazze, il nostro mare, i nostri strade, le nostre città, le infrastrutture potrebbero trovare grandi finanziamenti, il sogno che sembrava veramente un'illusione oggi fa un passo in avanti, a noi il compito e il dovere di proseguire per realizzarlo. Io francamente, tra tutti gli esempi di Olimpiadi moderne, dell'era moderna, come si dice, a cui sono più legato e che a mio modo di vedere sono un modello per il lascito che hanno dato alla città che l'ho ospitato, è Barcellona 92, una città che era girata di spalle al mare e che dopo le Olimpiadi ha riscoperto il rapporto col mare attraverso la riqualificazione di quartieri, la creazione di infrastrutture. Credo che sia un'occasione se gestite bene. È ovvio che la strada è lunga, è difficile, che abbiamo una carta olimpica che parla appunto di città ospitante, che le città che hanno visto i cinque cerchi, basta vedere le ultime, insomma si parla di megalopoli, Parigi, Tokyo, Rio de Janeiro, Londra, Pechino, insomma bisogna risalire ad Atene per avere una città a dimensione, per quanto sia sempre una capitale, diciamo sotto i 10 milioni di abitanti. Detto questo, credo che sia sbagliato per la politica rinunciare alla costruzione della candidatura olimpica, rinunciare al perseguimento del sogno olimpico. Viene sempre citata la rinuncia a Roma 2024, non viene mai ricordata che le rinunce in realtà furono due, furono consecutive.
la prima, quella del 2024, che in realtà è la seconda, per volontà del Comune di Roma. Mentre la prima allora fu il governo, quella di Roma 2020, che fu declinata quando in realtà pareva ci fossero buone possibilità di arrivare in porto. Ecco, io credo che le avventure delle candidature olimpiche vadano perseguite con determinazione, con gioco di squadra e con un coinvolgimento dei territori sempre maggiore all'insegna della sostenibilità. Io sono stata l'unica oggi che ha votato contrario a questa mozione, considerata anche da alcuni consiglieri del Partito Democratico molto utopistica, in quanto la Regione Toscana, che noi consiglieri dovremmo conoscere molto bene, ha un territorio e delle strutture che non sono assolutamente consone all'organizzazione di eventi grandi e capaci di raccogliere un grande quantitativo di persone come sono le Olimpiadi, tant'è che insomma, mancano le infrastrutture, mancano gli stadi, ma le stesse nostre città di carattere prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter accogliere queste infrastrutture, per cui mi domando come questo potrebbe essere fatto e soprattutto alla luce della nostra ormai storica ferma posizione contro l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario. Per quanto mi riguarda lo vedo come un sogno e una cosa meravigliosa poter avere nelle nostre bellissime zone l'Olimpiade. Nel 2040 devo decidere io oggi che nel 2040 avrò oltre 80 anni, quindi sicuramente le guarderò alla televisione, anche se fossero, come potrebbe essere nella mia bella Maremma, le parti, diciamo, di canottaggio o di surf. Comunque, a parte la battuta, è un'illusione che abbiamo in qualche modo accarezzato un po' tutti, perché sarebbe una bella cosa e credo che tutto sommato dobbiamo dare le armi all'attuale governo regionale per poter battersi perché possa verificarsi. Bisogna provarci. Intanto il concetto di Olimpiade diffuso ormai è un concetto consolidato. Tenete presente che le prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina si svolgeranno tra la Lombardia e il Veneto. Le Olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso quasi quanto la Toscana. E quindi noi possiamo lanciare le Olimpiadi in Toscana proprio avendo ormai acquisito questo concetto di giochi olimpici diffusi. Non c'è più il concetto delle Olimpiadi di Roma, tanto per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze. Pensate a delle manifestazioni, ai giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscana. Pensate a tutte le attività equestri dentro il parco di San Rossore. Pensiamo alla possibilità di fare tutti i giochi che vengono fatti in mare a Piombino, davanti a Livorno, insomma nella nostra strepitosa e meravigliosa costa sull'isola d'Elba, utilizzando le nostre colline proprio come contesto, come palcoscenico all'interno del quale poter fare questi giochi olimpici. Io penso, sono di parte, però penso che sia abbastanza oggettivo quello che dico, che se la Toscana riuscisse a organizzare i prossimi giochi olimpici del 2040 sarebbero le Olimpiadi più belle della storia dell'umanità. Quindi su questa proposta fatta da Italia Viva, Fratelli d'Italia c'è, noi faremo la nostra parte anche con il governo nazionale, perché le Olimpiadi sarebbero anche un'occasione straordinaria, strepitosa, per una ricostruzione infrastrutturale che a questa regione manca da troppo tempo. Quindi viva la Toscana, viva le Olimpiadi, viva le Paralimpiadi, viva tutte quelle ragazze, quei ragazzi, quei giovani che ancora oggi credono nello sport, e noi su questo proveremo a fare una grande battaglia tutti insieme. Via libera al Consiglio regionale per quanto riguarda il budget economico 2024-2026 dell'ente parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. L'aula del Palazzo del Begaso ha espresso parere favorevole a maggioranza. Il budget intanto ci segnala una realtà del parco che dal punto di vista amministrativo e contabile ha rimesso le cose a posto. È una realtà viva, dinamica, quella del parco.
La gestione affidata al presidente Banni ha sicuramente dato una svolta anche rispetto a situazioni degli anni precedenti che avevano scontato alcune impasse. Il bilancio del parco è un bilancio che quota circa 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo sono frutto di contributi che vengono dalla regione e da altri enti, ma gli altri 2 milioni e mezzo sono frutto delle attività del parco, quindi questo è testimonianza di un parco che appunto si è organizzato, si è attrezzato per avere anche proventi propri. In un mondo normale il parco di San Rossore di Migliorino e Mussaciuccoli sarebbe un elemento di rendita positiva per il proprio gestore, in questo caso per la Regione Toscana. Quindi nel bilancio della Regione ci dovrebbe essere scritto San Rossore di Migliorino più euro, no? Per noi diventa un costo. Questo perché abbiamo una mentalità sbagliata su come ci si approccia al parco. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare dentro, in particolar modo la tenuta, immenso, abbandonato, in buona parte di ruto, fatiscente, che non viene utilizzato, che potrebbe creare ricchezze e posti di lavoro e che invece crea un problema, un danno, perché oltretutto diventa un elemento di inquinamento perché sta crollando. E vi dico una notizia: se crolla un tetto, se crolla un muro, se crolla un palazzo, non è che poi calcinacce evaporano, rimangono lì e diventano un fattore inquinante. Abbiamo la spiaggia di San Rossore, Bocca d'Arno, Bocca di Serchio, che potrebbe essere gestita come tutte le aree marine protette d'Italia e d'Europa, con dei campi boe attrezzati dove si paga una quota annua, mensile, giornaliera per poterci andare, invece che è lasciata in abbandono. Anche qui vi do una notizia: la spiaggia più inquinata della Toscana è la spiaggia del parco di San Rossore. Parco Migliorino San Rossore ha le solite problematiche di sempre, già evidenziate a più riprese, che continua a non risolvere. È stata inaugurata la mostra Dai binari della morte alle prigioni della mente. La mostra presenta delle foto di Claudio Tamburini dedicate al delicato tema della Shoah e quello dei manicomi. Claudio è un fotografo eccezionale, non è un professionista, ma è davvero un fotografo eccezionale per tre motivi. Intanto perché è bravissimo, poi perché non fissa un'immagine ma racconta una storia. Il terzo motivo è perché in questa storia riesce a trasmettere le emozioni. Le due mostre sono collegate da un filo conduttore che è la disumanità. Prima si parla della deportazione del popolo ebraico dall'Italia verso i campi di sterminio, i campi di concentramento, attraverso tutto quello che è stato il percorso, dal momento in cui venivano ammassati a tutti gli effetti sui treni all'inizio dei binari, stando in piedi a volte per giorni senza neanche avere la possibilità di scendere a fare bisogno o sedersi, fino al luogo finale dove poi, come avrete modo di vedere, verranno terminati attraverso prima le camere a gas e forni crematori. L'altra storia invece sono i manicomi prima della legge Basaglia. I manicomi prima della legge Basaglia erano luoghi dove le persone venivano completamente sottratte alla società ed erano costrette, e non sempre persone che erano affette da malattie mentali, bastava avere deformità, essere down, oppure avere un medico connivente che diceva che un figlio scomodo, una moglie scomoda era pazza, per venire a tutti gli effetti internati. Sono due temi che mi hanno sempre colpito fin da piccolo, la malattia mentale e l'olocausto. Ho voluto, con la mia grande passione, la fotografia, abbinare la forza dell'immagine alla forza delle parole, perché queste cose devono essere dette, non possiamo trattenerle, non possiamo far finta di nulla, perché, come cito un grande autore, Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. E così si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo, per tutte le informazioni, le delucidazioni, www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni, Dentro il Consiglio.